E buongiorno a tutti da Paola 4, è giunto il momento di parlare di musica e del Festival di Sanremo tanto atteso che ormai alle porte. Siamo tutti molto curiosi di ascoltare questi brani dei big in gara, ma per ora possiamo solo cercare di scoprire e farci svelare qualcosa dagli artisti. Lasciatemelo dire, una grande ammirazione per lui perché racchiude i mondi che più amo: la musica, la radio, la scrittura, l'arte. Sto parlando di Matteo Mafucci degli Zero Assoluto. Chiaramente salutiamo anche Thomas. Matteo, buongiorno, ciao. Buongiorno, buongiorno. Senti, intanto tu hai respirato l'aria sanremese sin da bambino, diciamolo, immagino con tuo padre, che è stato fino al 2000 direttore. Cosa pensavi del Festival di Sanremo da bambino? Sognavi già di partecipare? Guarda, io tra l'altro, cioè, è vero, l'ho respirato tanto, ma per me coincideva col papà che partiva per un mese e mezzo, lo rivedevo dopo un mese e mezzo. E poi la prima volta che sono stato al Festival di Sanremo nella mia vita è quando ho partecipato. Quindi in realtà è stato proprio un cambio generazionale a un certo punto. Nel 2006 è la prima volta che sono andato, ho avuto l'impatto vero e proprio col festival, quindi è stato doppiamente emozionante. Avete provato con gli Zero Assoluto, chiaramente con Thomas, cosa significa avere un brano scartato al Festival di Sanremo, quello che poi è successo con Semplicemente, però poi la soddisfazione di vederlo nelle hit e poi doppia soddisfazione l'anno dopo con Svegliarsi la mattina, che vi ha fatto arrivare secondi, e poi ancora con Appena prima di partire, e non c'è due senza tre. Esatto, ma guarda, il festival è sempre un posto, un luogo magico, da appunto, proprio perché hai la possibilità veramente di presentare una canzone che ami a una vastità di pubblico incredibile che non avresti mai da nessun altro luogo per quanto riguarda il palcoscenici italiani musicali. Quindi è un privilegio incredibile, è emozionante, mettiamola così, molto emozionante. Di me e di te cosa resta? Si dice, almeno solitamente si dice in questo modo. C'è molto amore, immagino, in mezzo. Beh, c'è molto amore, ma c'è soprattutto, più che amore, che insomma, che fa da sfondo a tutto quanto, c'è grandissima onestà. La canzone parla di delle relazioni, ma intese come rapporti, e quanto sia importante la comunicazione tra due persone. A volte sembrerà scontato dirlo, insomma, riuscire a comunicare i propri problemi, i propri stati d'animo è una delle cose più complesse. Vuoi che a volte non lo facciamo perché siamo pigri e perché insomma preferiamo non crearci dei problemi, e vuoi perché insomma ci sono anche a volte degli imbarazzi, mentre invece la soluzione a tutti i problemi di coppia passa attraverso la discussione e cercare di dirsi delle cose guardandosi negli occhi. La comunicazione a 360 gradi, ecco. Ma è tosta, insomma, non è una cosa semplice. Non lo è per niente. So che ami molto viaggiare e credo che i viaggi e la musica abbiano molto in comune. Che viaggio è la musica per te? Ma è il viaggio più incredibile, insomma, è il mezzo di trasporto più incredibile che io abbia mai provato. Sono un viaggiatore, ho sempre viaggiato tantissimo, però da un punto di vista emotivo quello che ti regala la musica non te lo regala nessun viaggio, nessun luogo del mondo, perché comunque vivi della tua passione, vivi di una passione che poi vedi declinata in qualcosa che puoi quasi toccare, perché quando canti una canzone davanti al pubblico, vedergli in faccia e vedere se qualcosa sta arrivando non ha prezzo, e non c'è biglietto che tu possa pagare per andare in chissà quale parte del mondo per provare quell'emozione. La musica ti regala finestre, portoni, cancelli che si aprono e che ti danno la possibilità anche di fare tanto altro, e questa cosa qua è straordinaria, è un privilegio. E poi diciamolo, ogni viaggio ti regala qualcosa di diverso, come ogni canzone del resto. Assolutamente. Ma sì. Cosa ti aspetti da questo festival e cosa porterai con te, a parte Thomas chiaramente? Allora, porterò con me Thomas, porterà me nel medesimo. Io spero veramente di andarmi a godere il festival, nel senso che comunque è una settimana particolarmente stressante, però veramente vorrei cercare di raccontare questa canzone in tutti i suoi aspetti, tutto il suo splendore per quanto ci riguarda. Poi sarà la gente a decidere se sarà una canzone che potrà piacere o no. Invece, tornando alla musica, sempre all'arte, perché tra l'altro ti occupi anche di questo fra le milioni di cose che fai, pensando ad Urban Art, tra l'altro ho visto da poco anche una bellissima mostra io. Di chi? Di Chagall, Anima, Love and Life, insomma, tra l'altro lui che diceva sto a contatto solo con le cose che hanno a che fare con l'amore, un po' come te, ecco, perché poi insomma si parla di quello, oltre che di onestà, di sincerità e di verità nei sentimenti. Tu come dipingeresti in questo momento la tua vita? Guarda, oggi come oggi sono nella fase in cui amo la stencil art, e quindi farei un bellissimo, cercherei di fare un quadro assolutamente stenzilato, nel senso che comunque i contorni sono già preparati, sono pronti, ma dopodiché con il colore ti si può divertire sul serio. Di che colore la coloriamo allora?
ma rosso e blu sono i due miei colori di questo periodo. E anche del Catania, sai? E anche del Catania. Visto che siamo a Catania. Tutto bene insieme. Ecco, infatti, hai ascoltato invece i brani della sezione Nuove Proposte? Cosa ne pensi? Tu sì. Che fai la radio, tra l'altro. Guarda, io sono... Vabbè, mi piace, trovo molto radiofonico il pezzo di Ermal Meta, che è una persona, tra l'altro, con cui abbiamo collaborato nel tempo, quindi sono... poi siamo amici, insomma, tifo per lui. Tipo per lui, a prescindere da tutto. È un pezzo che mi ha colpito molto, il pezzo in assoluto che mi ha colpito molto è senza dubbio il pezzo di Irama, e che secondo me sarà una grandissima scoperta del pubblico, veramente grandissima. Io ringrazio tantissimo Matteo Maffucci, grazie per essere stato con me, grazie anche Thomas, lo salutiamo e lo ringraziamo. È in bocca al lupo per il Festival di Sanremo. Senti, ho superato l'esame, visto che sei anche giudice per un talent radiofonico. È stra superato, però se vuoi presentati, io il prossimo anno ci sarò. Va bene, grazie. Sicuramente, grazie mille Matteo, e ci risentiamo prestissimo, speriamo anche durante il Festival di Sanremo, e non vedo l'ora di ascoltare la vostra canzone. Ciao! Che io, ciao! Amici di Studio 90 Italia, un saluto da Lizzera Sudo, direttamente da Sanremo, siamo peraltro. Qua, siamo qua, giriamo, speriamo che non piova. Stavo pensando a voi. Allora. Un bacio!